Questa settimana partiamo con la nostra trasmissione dal foyer del Teatro Spina di Castiglion Fiorentino, esattamente dal bar, per percorrere insieme tutte le novità, e ci saranno un numero speciale con tante recensioni dei film più belli, molti candidati all'Oscar. Andiamo a cominciare. Ore 15 e 17, attacco al treno, è l'ultimo film di Clint Eastwood, rimasto inspiegabilmente fuori dai film candidati all'Oscar. Il film è basato sull'autobiografia di tre turisti americani che affrontarono un attacco terroristico a bordo di un treno diretto a Parigi. Un film emozionante che ha suscitato consensi, ma che, come dicevamo, è rimasto fuori da quelli candidati all'Oscar, sicuramente da non perdere. L'ultima discesa, Six Below, Miracle on the Mountain, è un film diretto da Scott Vogue con Josh Arnett e Mira Sorvino. La pellicola è ispirata alla vera storia del campione di hockey Harry Lemark, raccontata nella sua biografia. Un film in pochi secondi. Subito delle annotazioni sul film Call Me With Your Name, chiamami con il tuo nome, un film che ha innanzitutto tratta un tema molto particolare con una grandissima delicatezza. Il secondo aspetto che vogliamo sottolineare è una bellissima fotografia, è stato detto troppo estetico, di estetica non ha nulla, è un film molto concreto, molto poetico, un film che ricorda molto i film inglesi, non a caso la sceneggiatura di James Ivory, e con dei grandissimi attori. Timothée Chalamet è stato candidato all'Oscar, ovviamente ci sarà poco spazio forse per lui con altri grandissimi attori, in primo luogo Gary Oldman, però fornisce una interpretazione bellissima, un'interpretazione molto psicologica. Uno degli aspetti più interessanti è anche poi questa rincorsa al sentimento, un sentimento che sboccia piano piano, che porta lo spettatore a vivere lo stesso sentimento insieme ai due protagonisti. Per finire, per i nostalgici degli anni 80, ci sono tanti pezzi da non perdere. The Post è un film che, confesso, personalmente mi ha emozionato quasi fino alle lacrime con lo scoop sui Pentagon Papers, ovvero i documenti che dimostravano come l'allora presidente Richard Nixon e anche presidenti precedenti avessero nascosto molte cose del Vietnam, una guerra lunghissima e interminabile e che portò a tantissime vittime. Ma questo film è anche uno scontro tra titani, due attori straordinari, Meryl Streep e Tom Hanks, qui davvero in momenti di grandissima recitazione. È un film asciutto, essenziale nello stile di Steven Spielberg, e dobbiamo sottolineare anche, puntualizzato da una bella colonna sonora che ti porta a vivere l'emozione della stampa negli ultimi momenti in cui la notizia poi sarà letta e andrà su tutte le tavole, ovviamente su tutte le case. Un bellissimo film che forse molti giornalisti di oggi dovrebbero vedere, perché questo è davvero il giornalismo, quel giornalismo d'inchiesta che manca molto spesso in Italia. The Post, candidato all'Oscar, l'abbiamo visto per voi. Il remake del film che in Germania aveva ipotizzato il ritorno di Hitler è Sono tornato, che ipotizza invece il ritorno di Benito Mussolini. Un film che da una parte, lo abbiamo appena visto, è anche intelligente, fa una satira molto molto ficcante sul momento che stiamo vivendo, sul vivere sui social, sui telefonini, sullo stupore di qualcuno che ha vissuto negli anni 30 e 40 e torna nel 2018. Ma è un film che ancora dobbiamo capire bene, un'uscita anche tutto sommato abbastanza tra virgolette pericolosa in un periodo preelettorale, ed un film che ancora dobbiamo capire quanto vuol fare satira e quanto si perda invece un pochino soprattutto nel secondo tempo. Tra però i vari particolari dobbiamo segnalare un populizio davvero in grande ispirazione, davvero bravissimo, e ovviamente dovendosi riferire anche agli anni 30 e 40, una bellissima colonna sonora con alcuni pezzi anche classici, emozionanti. Un film che farà discutere, che sicuramente porterà molta gente nelle sale.
Abbiamo appena finito di vedere C'est la vie, un film che ha ottenuto 10 nomination ai César, un film fresco e divertente che racconta una storia, ciò che accade durante un catering ad un matrimonio con ansie, angosce, imprevisti, insomma quello che è capitato un po' a tutti. Il protagonista è proprio il capo di questo catering che ne vivrà davvero in una notte, in una sera, in una notte di tutti i colori. Un film fresco di una comicità molto pulita, frizzante, come ci hanno abituato ultimamente i francesi. Chissà se ci sarà un remake italiano. L'augurio, se c'è, che sia carino, brillante, soprattutto in crescita, perché il secondo tempo è nettamente migliore del primo, come questo film francese. Laura Morante e Nini Bruschetta sono i due nomi attesi per la parte invernale della Sagra del Cinema, che sarà ospitata dal Teatro Spina di Castiglion Fiorentino tra la fine di febbraio e marzo. Due nomi di spessore culturale notevole che arriveranno a Castiglion Fiorentino, la prima per presentare A Solo, il film di cui due anni fa ha curato la regia. Il secondo, reduce dal successo del film Il Vegetale al fianco di Robazzi, nelle vesti del padre di quest'ultimo. Grossetana, Laura Morante, ha alle spalle una lunghissima carriera cinematografica, con esperienze teatrali importanti. Messinese, Nini Bruschetta, attore regista nonché sceneggiatore, vanta collaborazioni di rilievo sia cinematografiche che teatrali ed è sugli schermi oggi, come detto, con Il Vegetale. Le indiscrezioni confermano dunque una 2 giorni di straordinario interesse in attesa dell'edizione estiva. La stagione del Teatro Petrarca è proseguita con Dirty Dancing, un musical tratto dal film che ha fatto la fortuna di Patrick Swayze, scomparso poi per una grave malattia. Un musical molto apprezzato con tanta gente al Petrarca, perché una colonna sonora intramontabile, i balli proibiti, indimenticabili, insieme alla memoria del film del 1987, diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey, ha reso storia il film Dirty Dancing. Ed il musical è stato allestito proprio per celebrare i 30 anni della pellicola, la storia del cult che torna sulle scene in versione musical. Un appuntamento del cartellone della stagione teatrale tra i più attesi, che ha fatto registrare il tutto esaurito al Teatro Petrarca. In scena Sara Santostasi nei panni di Babi, Giuseppe Verzicco, il ballerino insegnante di danza Johnny, e Simone Pieroni, il dottor Hausmann, per la regia di Federico Bellone. Le coreografie di Gillian Bruce, le scenografie di Roberto Comotti per la Wise Art Production hanno completato uno spettacolo bello ed emozionante, fresco e mai noioso, che ha letteralmente stregato il pubblico del Petrarca. Fedele trasposizione teatrale del film Dirty Dancing, The Classic Story on Stage, racconta infatti il magico e movimentato incontro tra la giovane Babi Hausmann e il fascinoso maestro di ballo Johnny Castle, nella tipica atmosfera festosa del villaggio turistico. Lì nasce la loro storia d'amore, che sarà contrastata ma bellissima. I balli e la musica hanno fatto il resto. E siamo al fine corsa, ovvero al fine della nostra trasmissione. Siamo arrivati al termine. Come sempre, tutti in sala. Ci vediamo tra 7 giorni su Teletruria con Weekend al Cinema.